Sì, allora, siamo qui con l'ultima intervista del concorso. Lo sto dicendo ogni intervista, ma poi volete proprio farle queste interviste, quindi venite a cercare per fare queste interviste. Io sono molto contento, almeno qualcuno apprezza. No, ma è comunque anche interessante per chi ci guarda conoscere un altro lato di voi. Allora, come mi chiamate? Cosa avete suonato? Io mi chiamo Alfredo e ho suonato insieme agli altri un quintetto, ho suonato Piazzolla, Libertango e Oblivion. Com'è andata secondo te? Bene, penso non ci sia stato niente da migliorare. Come brano era molto figo, veniva. No, sei figo, siamo a posto. Passiamo al secondo, vai. Io mi chiamo Simone e penso che sia andata bene. Cosa hai suonato? Anche tu, Libertà? Anche sì, insieme a tutti gli altri. Ok, tu. Io sono Daniela e ho suonato insieme agli altri e penso che come Alfredo sia andato tutto bene. Che oggi andrà anche meglio. Oggi andrà anche meglio perché? Perché oggi noi suoniamo al concerto di premiazione perché siamo arrivati primi assoluti contro tutti gli altri di musica da camera. Gli altri non sono No, bravi. no, no, era un Ha detto che gli altri non sono bravi. Oh. commento stupido. È un commento stupido. Vai. Io sono Simone, ho suonato anche io con gli altri componenti gli stessi brani e boh, tra un po' li risuoneremo, quindi speriamo. Io sono Manu e sono molto contento del risultato di questo concorso. Ovviamente da migliorare qualcosa c'è sempre, però è andato molto bene. Ok, allora voi avete suonato non oggi, giusto? No, ieri. Ieri, ok, quindi sapete già il risultato. Allora, di solito noi, io intervisto le persone prima che sanno come sono andati. Ad esempio, in questo caso la giuria no, non si sta riunendo perché adesso siamo al concerto di premiazione, quindi siamo agli ultimi preparativi per il concerto finale di quest'anno della 19ª edizione. Quindi voi sapete che risuonerete. Come vi sentite in questo momento? Dovete salire tra un pochissimo sul palco. Calmissimo, io ogni volta che suono, devo suonare, mi sento sempre calmo perché poi cioè, è talmente divertente, non capisco quelle persone che dicono: "Ah, devo suonare, no, sono agitatissimo", ma rilassati, cioè, stai suonando, stai facendo qualcosa che ti piace, quindi vai tranquillo, suona, divertiti. Cioè, veramente, cioè, questa gente. Tu sei lo sciallo del gruppo, Eh diciamo. sì, se, quando sono sul palco sì, sono molto tranquillo, non penso a chi mi sta guardando, penso solo a divertirmi e a suonare bene. Bene, per te tu come ti senti? Io c'ho un'ansia che morirei ora, Ma invece, quindi. come? È tutto l'opposto! Eh sì, niente. Un'ansia pazzesca, che però poi so che quando salgo sul palco e mi metto a suonare, finisce subito. Io invece sono anche peggio perché quando salgo sul palco non è che sono in ansia come ero prima, è anche peggio. E col mio strumento è anche difficile perché. Se Simone ha il flauto e quando soffia magari non ha più l'aria, quindi il suono si interrompe, col violino ti cade direttamente l'archetto per terra, quindi è anche peggio. Mamma mia, che brutta immagine, ti è mai capitato che ti è volato l'archetto dal palco? No, no, volato l'archetto dal palco no, però rischiava di cadermi tante volte, quindi. Vabbè, ma tu hai mai, cioè, sei mai andata malissimo a un concorso? Sì, non mi sono presentata. In che senso ti sei Non presentato? mi sono presentata, mi sono dimenticata di andare. Cioè, tu hai il concorso e ti sei Sì. dimenticato? Allora, facciamo così, punto della situazione. Qua adesso abbiamo lo sciallo del gruppo, l'ansioso del gruppo e chi c'ha la paura che cade l'archetto, si dimentica. Oh, ok? Sono curiosissimo, guarda. No, io la prima volta ero in ansia, però dato che ero arrivato in ritardo e quindi ho suonato subito nel gruppo. Ah, quindi tu dicevo, sei la via di mezzo perché non è che non ti presenti, sei in ritardo. Esatto, però oggi sono tranquillo, penso a divertirmi, a dare il massimo. Bene, vai. Beh, sì, le prime volte c'è sempre l'ansia, però poi il risultato ieri l'abbiamo ottenuto, poi sono anche abbastanza tranquillo per oggi, non mi sento in ansia, so che andrà bene. Ok, com'è suonare in un teatro così grande? Adesso dovrete risuonare. Quindi avete imparato qualcosa dalla prima audizione, nel senso che quando avete suonato voi ieri, avete notato qualcosa sull'acustica, sul pianoforte per chi suona, sul, non so, il suono, tutte queste cose qua. E oggi vi comporterete di conseguenza? Ma,
penso che sia, si sentisse bene. Poi magari il pianoforte copriva un po' più gli altri strumenti, però si sentiva molto bene. Secondo me come acustica bello, enorme. Sì, comunque come teatro è molto carino. Diciamo che enorme non per me è già un'altra cosa, però è molto carino come teatro, è molto bello, molto, molto familiare come, come località, molto né piccola né grande. Cioè hai suonato in posti con palchi ancora più grandi? Ma non è tanto quello, se non il fatto che proprio per abitudine, per chi vedo suonare, anche per aver suonato in palchi, insomma. Cioè frequenti gli ambienti così, non diciamo, non temi la grandezza del pianoforte? Ma io l'unica cosa che temo, se proprio devo temere qualcosa. Beh, mentre suono, anche, no scherzo. Come? Cioè. No, no, più che altro se proprio è di svenire, perché magari suono, svengo. Ma come, suoni, svieni? Ma non so, magari... No, è l'attacco di cuore. Eri lo sciallo del gruppo. Magari, non so, ti senti male prima, dici no, poi svieni sul palco. Però non è successo mai, non credo che succederà. Ascolta, mai. Ascolta, come stai adesso? Ti senti? Adesso bene, un po' caldo, tanto caldo, però... È caldo, vabbè, non è che puoi suonare nudo, cioè solo la camicia. No, la camicia me la togliere anche, però, insomma, c'è anche un limite di... Contegno, sì, sì, sì. Ah, vabbè. Fossimo in spiaggia, sempre, però, qua non... Hai mai suonato in spiaggia? Una volta, me ne sono pentito, più che altro per la sabbia che entra nella chitarra, poi, insomma, è un po' un casino, poi quando ti trovi tutta la sabbia addosso della chitarra, è bruttissimo, insomma. Ah, bellissima intervista, molte cose. Vai, dicilo tu. Niente, una volta solo suonato in un teatro più grande, è molto più bello questo perché si è allo stesso livello degli spettatori, non si è più in alto. Sono gli spettatori ad essere più in alto perché è ad anfiteatro, quindi è bello. Cioè sì, diciamo che il palco, se non via di mezzo, il palco è allo stesso livello degli spettatori, ma poi la platea sale ed è al contrario, quindi invece di essere il palco sopra, si parte dallo stesso livello e poi sale. Un po' complicato, mi sto incartando per questa cosa. Ok, sì, però comunque è chiaro, no? Quando anche in diretta voi spettatori vedete che a volte si vede il pubblico, proprio perché è tutto in discesa, il palco è più in basso rispetto a un teatro normale. Questa cosa qui secondo voi influisce sull'acustica? È un po' più particolare? Sì, sì? Sì, rende il suono molto più dispersivo, molto più... Secondo te? Sì, in questo concorso comunque non si possono usare impianti di amplificazione, come per esempio io ho suonato il basso acustico, però devo dire che penso che anche grazie all'acustica del teatro il suono sia venuto comunque fuori, nonostante la potenza maggiore del pianoforte, del violino, del flauto, si è sentito comunque bene. Bene, allora vi faccio una domanda a trabocchetto, che sto facendo a tutti e non ho mai avuto una risposta uguale. Che cos'è per voi la musica? Cioè, alla vostra età, come vivete la musica e cos'è, cosa rappresenta per voi? Per me è un po'... cioè, è uno stress, però da un punto di vista capisco che in futuro mi sarà utile, perché io sono quasi sempre stata costretta da mia mamma a suonare, ma perché lei mi dice che da grande è una cosa che mi ricompenserà, e io lo capisco, però non mi viene ancora la voglia di studiare con la coscienza che un giorno forse mi tornerà utile, per cui la vivo un po' come uno stress, ma anche con la consapevolezza che prima o poi sarà qualcosa che mi piacerà forse di più. Però sei molto brava a suonare, ti piace o lo vivi proprio come un impegno e basta? Lo vivo spesso come un impegno, però subito dopo il concerto, dopo aver suonato, se è andata bene, capisco che in realtà qualcosa in cambio c'è, e che è la soddisfazione di aver suonato e magari di aver fatto piacere a qualcuno. Beh, per te che cos'è la musica? Per me è molto uno sfogo. Alcune volte sì, la prendo come un dovere, perché so che comunque col cammino che sto intraprendendo per i prossimi 5 anni al liceo dovrò anche mettermici su, però la vivo anche come uno svago e un divertimento, quindi sì, mi piace interpretare il suono, cioè nel senso... Sì, sì, dire la tua attraverso sì. La musica. Bene, chiaro. Per te? Ma secondo me la musica è anche e soprattutto un modo per trasferire un messaggio
anche nel, dal proprio, dalle proprie emozioni, del proprio, però allo stesso tempo se sei sicuro ti diverti anche tantissimo ed è un modo per dimenticare tutto quello che c'è fuori e immergerti completamente nello strumento. Bene, bene, molto bene. Allora adesso stanno facendo un casino pazzesco, ma noi abbiamo il microfono apposta perché lì non ci sentono, sentono solo la vostra voce, quindi possiamo continuare tranquillamente. Ovviamente fervono i preparativi per quest'ultimo concerto che inizierà tra pochissimo, quindi rimanete sintonizzati. Chiedo ancora a voi due che cos'è la musica per voi. Avete avuto un sacco di tempo per pensarci, quindi mi aspetto una risposta bellissima. Anche per me è tanto uno sfogo e anche soprattutto uno swag, in senso magari non ho niente da fare, prendo il flauto, mi metto un po' lì a cercare su internet spartiti, brani. E anche a me non viene voglia di magari mettermi lì a fare degli studi complicati così, ma più qualcosa che mi piace, che non mi danno da fare. Per te? Ma la musica è più che altro ciò per cui vivi, cioè comunque la musica è un modo tra virgolette muto di parlare, perché nel mio caso prendi la chitarra, ti metti a suonare, tu comunichi con lo strumento, detto molto tra virgolette, però è un modo di parlare, un modo di esprimerti, un modo di comunicare emozioni, sentimenti, parole, perché spesso la musica tu la senti e senti quasi un brivido, come se sentissi sta parlando, sta dicendo qualcosa di molto bello. È uno sfogo, come hanno detto gli altri, molto uno sfogo, perché quando sei magari arrabbiato ti metti a suonare, però è un modo di comunicare bello, perché per gli altri è musica, gli altri dicono wow quanto è bravo questo musicista, è musica, suona. Per te che stai suonando dici mi sto divertendo, parlo tra virgolette con la chitarra, perché poi a un certo punto dopo un po' che la musica ti prende, quando suoni una cosa che ti piace davvero tanto senti come se stessi parlando con lo strumento, è come se voi due insieme stesse parlando, tu facendo lo scemo suonando la chitarra per esempio suonando, quindi è un modo di esprimerti, è un modo di vivere, cioè ciò che fai vedere agli altri non è ciò che è, anche ciò che senti, ma soprattutto è ciò che fai vedere, ciò che vuoi esprimere. Bene, molto interessante. Bene, vi faccio ancora questa domanda qua. Lo sapevate che eravate in diretta streaming? Sì. Tutti? Sì. Ok, perché mi fate una faccia se... No, io ho fatto sì perché poi mi sono fatto lo screenshot e me li sono salvate le foto. Ti sei fatto lo screenshot? Mentre suonavo mi sono fatto gli screenshot sul telefono, mi sono tenuto le foto così... Ah, tu ti sei andato a ricercare mentre suonavi per farti lo screenshot? Avrò perso 15-20 minuti per cercare quel momento. Il momento esatto? Sì. Mamma mia, che generazione. Ok, e come vivete questa cosa dello streaming? Cioè, vi mette ancora più ansia oppure... No, che figo, sono anche in streaming e vi dà un obiettivo in ancora più. Ancora più figo, perché dico... Le persone vedono sul vivo, se sbaglio, dicono vabbè, ho sbagliato, rimarrà a suonare forse. Però è figo perché sai che le persone ti stanno guardando sul momento anche se non ti stanno guardando, perché se sono a casa che... stesi sul loro letto che ti guarda, insomma ti guardano ma non ti guardano, però è figo, è molto figo perché hai un modo anche di raggiungere altre persone. Entrate nelle case della gente comunque. Sì, arrivi in più posti. Anche per te è bello? Sì, a me non cambia neanche tanto in realtà, quindi, e mi fa piacere comunque sapere che più gente ci ascolta. Per te come hai visto cosa dello streaming? Dai, siete la generazione delle live di Instagram, di Snapchat. No, io non faccio però, non no. Fai queste cose roba live stream, no, non sono quelle persone che si mettono mentre sono al supermercato, la ragazzi sono al supermercato che devo comprare i cracker. Che vai a comprare i cracker con le diete. No, perché ci sono tante persone che fanno magari la diretta pure mentre diciamo vanno in bagno e, insomma cioè mentre vanno in bagno, ma ci sono tante persone che lo fanno, che probabilmente ci sono persone che lo stanno facendo in questo momento, però è una cosa molto da... Chi è che sta andando in bagno? Siete andati in bagno? Non fate le dirette? No, diciamo. No, ma cioè dico le dirette le fai anche con un po' di contegno, perché cioè insomma... Sì, no, però dico comunque la vostra generazione, come hai detto tu, ci sono alcuni che vivono proprio a fare le dirette, è proprio la vostra fascia d'età. Quindi per quello vi sto chiedendo, come la vivete questa cosa di essere in streaming mentre fate una cosa così seria? Ma in realtà, cioè... Da prima è una cosa che dici oddio ma cambia qualcosa, ma se vedono che sbaglio, poi dici però in diretta magari subito dopo se ne dimenticano perché sono più attenti a vedere quello che fai, e poi te ne dimentichi perché mentre suoni io sono talmente presa dal cercare di non sbagliare che me ne dimentico e dico ok vabbè vada come vada e...
per te come sta cosa della diretta? Ti vedo già sorridere. Non cambia, nel senso, io la diretta la vedo come un potermi rivedere per capire gli errori che ho fatto, perché comunque suonando si ha un certo pensiero di quando lo ascolti. E quindi sì, non mi cambia, perché poi a metà pezzo già, se mi piace mi prende, non penso più alla giuria. Cioè, okay. Penso di divertirmi allora. Bene, quindi la vivete abbastanza bene tutti. Anche tu la vivi bene questa cosa, ti genera più ansia? Sì, assolutamente. Quando sei sul palco, soprattutto quando sei sicuro, come in un quintetto del genere, che mi sento assolutamente tranquillo, proprio non la dimentico, non, come dimentico anche tutto il resto. Benissimo, allora, io chiuderei qua questa intervista, perché proprio suscita anche dei pensieri molto belli. Molto belli, io non ce la faccio più neanche a parlare, quindi meno male che ci siete voi che mi aiutate. Adesso tra un po' si abbasseranno tutte queste luci che vedrete, saranno tutti gli occhi puntati su di voi. Ci sono solo 700-800 persone che vi guardano in live, più tutte quelle della platea, quindi potete stare tranquilli. Sì, siete solo voi e il tranquilli mondo. Tranquilli come una Pasqua. Infatti. Poi tu sei lo sciallo del gruppo. Quindi. No, sì, è divertente. Bello sapere che ti guardano più persone. Va bene, c'è qualcuno che volete salutare per chiudere l'intervista in streaming? Non mia mamma, perché mia mamma non mi sta guardando, quindi... Ah, quindi diciamo no a sua mamma. No, se ci stai guardando smetti, perché abbiamo deciso di no. No, più che altro tutti sempre salutano. Ciao mamma, ciao papà. No, io non saluto nessuno. Io saluto chi mi sta guardando, quindi... Ok, che non conosciamo. Quelli che ci stanno guardando li salutiamo. Dei miei parenti che stanno giù in Calabria, che so che mi stanno guardando perché me l'hanno detto. E fine. Come si chiamano? Uno si chiama Simone e c'è mia zia che si chiama Giovanna. Ciao Simone, ciao Giovanna. Ma io in realtà non vorrei salutare nessuno, però mia sorella, se mai vedrà questa intervista, spero che sappia che la voglio salutare, perché pochi secondi fa stavo facendo la ula davanti a me mentre... facendola? La ula, quella... Ula? Sì. È una danza molto strana che fa lei. E fa ridere, però lo stavo facendo pochi secondi fa per farmi ridere, non faceva ridere, quindi la voglio salutare. Così salutiamo sappia, sorella, come si chiama tua sorella? Chiara, suonerà fra poco. Quindi. Ah, suonerà anche lei. Chiara, è inutile che ti metti a ballare qua davanti, tanto non la fai ridere. Guarda come sei. E quindi no, solo lei, poi basta. Chi vuoi salutare? Tutti quelli che mi stanno guardando. Sì. No, non vuoi salutare la mamma e papà? mamma, papà, non ha detto mamma. Però vorrei ringraziare molto anche i professori, i maestri che ci hanno dato l'opportunità di esibirci, e anche i componenti del gruppo, perché comunque unendoci facciamo un bel gruppo, quindi sarebbe bello non perderci. Bene. I miei e tutti i miei amici che sempre con cui sempre mi sento felice. Bene. Ok, se veniamo, dai, facciamo una mossa alla Fortnite per chiudere l'intervista. No, vabbè, no, il ballet. Una mossa che facciamo ciao tutti insieme e chiudiamo l'intervista. Dai, mettetevi d'accordo, voi siete un gruppo, dovete mettervi d'accordo tra di voi. Stabilite una mossa finale. Guarda la telecamera depressi. Guarda la telecamera depressi. La loser dance, ma no, tutte robe depresse. Vabbè, facciamo così. Al mio tre diciamo ciao e io stacco l'inquadratura. Io me ne vado. Dico 1, 2, 3 in silenzio, poi dico. Scusate. No, ma si vede lo stesso. Vabbè, vai. 1, 2, 3. Ciao!